Buongiorno ragazzi, nuovo video tutto tech, questa volta cogliamo la palla al balzo, abbiamo fatto un pensierino ai nostri genitori e volevamo presentarvi questa, tra virgolette, novità del mercato tecnologico. Sì, magari c'è già da un po', però è una cosa molto interessante. Ma noi sinceramente quando l'abbiamo vista abbiamo reputato che sia che fosse una cosa molto interessante da poter regalare. E quindi con l'occasione abbiamo detto, ma sì, va, presentiamolo anche al nostro pubblico. Facciamo un video un po' popolante. Sì, dai, una cosa proprio veloce. Esatto. E quindi, bando alle ciance, vi volevamo presentare... Ah, ok, Key Finder. Allora, in poche parole, c'è un'unità centrale, poi 6 portachiavi. 6, sì. Che si possono attaccare sia alle chiavi di casa, quelle dell'auto, piuttosto che c'è un biadesivo che si può connettere, non lo so, al vostro telecomando. Dopo vedremo. Dopo vediamo tutto nello specifico e vi dà la possibilità, se non riuscite più a trovare, di schiacciare il tasto corrispondente. Questo emette un suono e lampeggia e quindi potete trovare l'oggetto smarrito. Ma non perdiamo tempo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, mi raccomando, e di attivare la campanellina, così verrete informati dei prossimi video in uscita. E mo beccato la nostra sigla! Partiamo con l'unboxing e vediamo anche già il funzionamento. Sì. Allora, apriamo la nostra bella scatolina, troviamo innanzitutto il telecomando di cui vi parlava Miki, con i 6 tasti colorati a cui corrispondono i 6 portachiavi, la nostra basetta d'appoggio dove poter appoggiare il nostro telecomando, i 6 portachiavi degli stessi colori che sono presenti lì sul telecomando, e voilà, mettiamo in ordine? Eccoli qui. Poi vengono fornite tutte le pile necessarie al funzionamento, sono tutte quelle a bottone grandi. Vi vengono forniti tutti gli anellini per poter utilizzare i portachiavi, i gommini biadesivi di cui vi parlava Miki per attaccarlo a degli oggetti che non è possibile attaccarci a un portachiavi, e un comodissimo aggeggio che serve per andare ad aprire i nostri bei portachiavi, e poi infine le istruzioni anche in italiano. A questo punto semplicissimo ragazzi, bisogna già inserire questo affarino nel buco, fare una leggera pressione, avete sentito il clac, e continuare così anche sul bordo fino a che non si apre lo sportello. Allora, a questo punto apriamo una batteria, mettiamo la batteria in questa posizione, vedete già da segnali di vita, e poi lo richiudiamo col coperchietto. Poi un'altra pila, lo vediamo volante sul telecomando, nella parte dietro c'è lo sportellino, stesso procedimento. La inseriamo nel suo alloggiamento, rimettiamo questo ed ora facciamo la prova, lettera F, portachiavi F. Ok, va bene. Questo era l'oggetto che volevamo presentarvi. Tenete presente che la portata è di circa 30 metri in spazio aperto, abbiamo calcolato più o meno un 10-15 metri in spazio chiuso. Però, sì, più 10 per sì, i muri. Sì, forse per i muri. Però c'è da dire che l'audio è veramente forte, quindi molto. Sicuramente non avrete problemi a ritrovare gli oggetti smarriti. Ragazzi, speriamo di avervi presentato un oggettino utile. Costa circa 22 euro su Amazon, vi lasciamo qui sotto il link in descrizione, e secondo noi è un oggetto che può servire. Esatto. Per questo video è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!